casa Catania, rabbia e delusione per aver visto sfuggire negli ultimi secondi del recupero la vittoria a Crotone. Sarebbe stata la prima. Dopo il vantaggio di Calaiò sugli sviluppi di un angolo battuto da Rosina e il palo a portiere battuto, colpito dallo stesso centravanti Etneo, nella ripresa in fumo altre possibilità di chiudere e alla fine la beffa sul rigore. Sannino ha visto comunque grandi progressi e invita tutti all'ottimismo. La cosa più importante è muovere sempre la classifica e dare autostima a questi ragazzi nei risultati. Più c'è una striscia continua di risultati, più aumenta dentro di loro la consapevolezza di poter giocare in un certo modo. Ripeto, ringrazio tutti quei tifosi che staranno vicini anche in un momento dove sicuramente il Catania non è quello che loro si aspettano, vorrebbero vedere qualcos'altro, ma questo siamo tutti consapevoli. Prossimo impegno in posticipo, domenica alle 18 al Massimino col Pescara.